Questo qua è il bilanciamento del bianco outdoor, che è una cosa sensazionale da queste parti, mai viste. E finalmente possiamo acquisire delle immagini con della luminescenza originale e naturale soprattutto. Comunque mi scuserete in questo periodo di pochezza di contenuti, però in tutti i miei tentativi di generare delle cose da vedere, volevo fare delle cose di GTA 5, di Kingdom Hearts, tutta la parte di Beyond che però è andata sfumandosi verso il mezzo, però come tanti problemi esterni, diciamo extraludici, possono sopraggiungere anche dei problemi interni, quali problemi tecnici, che uno cerca di risolvere in quello che può. Soprattutto per la parte di GTA, ma anche Kingdom Hearts, sono stato lì delle giornate, una giornata nello specifico, a cercare di comprendere come mai delle cose non si riescono a fare, ci sono dei bloccaggi, dei problemi, diciamo, generalmente tecnici. Quando a un certo punto mi sono chiesto, ma perché? Ma perché faccio tutto questo? Scusate la domanda un po' così che si intromette in queste cose un po' oscure, però è una domanda importante, signori, nel senso che sono anni che genero contenuti su contenuti di ogni gioco che mi capita fra le mani e a un certo punto però mi chiedo perché io sto facendo tutto questo, per chi lo faccio, se a qualcuno interessa, perché sapete, dopo che ti sbatti delle giornate nel cercare appunto di risolvere questi problemi per generare dei contenuti da condividere con le persone, che io potrei fare a meno comunque di generare della conoscenza e quant'altro si possa verificare all'interno di una testimonianza di gioco, però alla fine ti chiedi, ma quel tempo che io ci metto nel creare e nel risolvere queste cose o in tutto il casino che si fa, potrei semplicemente spenderlo giocando per me stesso. Signore, questa è una cosa assolutamente essenziale, non vi sto dicendo delle cose così campanellare, giocare una volta per me stesso, giocare per me stesso. Allora, la gente qua poi si intorbidisce quando ti parli di lavoro, ti parli di irrispettosità nel lavoro, anche in quest'ambito, anche in quello che si fa, nel sempre criticare ogni cosa o nel cercare, c'è quella cosa, no, ma la fai così, poi la fai così, ma allora sarà cosa. E la gente si intorpidisce in questo senso, soprattutto quando gli parli di rispetto del lavoro, signore, che è una cosa assolutamente essenziale. Quando io dico questa parola, quando dico lavoro, ok, lavoro in quest'ambito, non intendo che poi vai a lavorare, questo non è lavoro nel senso fisico, proprio fisico, nel senso di dispendio energetico, nel senso uno che ci mette la propria dedizione, il proprio tempo a disposizione in questi extra per condividere delle cose, ma ci mette la propria dedizione, la propria fatica anche nel cercare di risolvere questo tipo di cose. E allora l'altro giorno vi racconto una che proprio non è da incazzatura, ma proprio da ribollitura interiore di quelle mai generate in me. Allora sono tornato dal Japan non vedevo YouTube da una settimana, la casella della posta era intasata da questo tizio che mi ha bombardato e mi ha continuato a bombardare perché non c'era niente di GTA 5, perché non c'è i contenuti, non c'è lo sboxamento, perché non c'è di là, perché non c'è di qua, di su, di giù, una roba stratosferica. Signore, ho detto, guarda, sono appena tornato, non l'ho preso prima perché non volevo fare altro, non volevo giocarlo, e poi cercavo di finire tutti i montaggi del Giappone, poi forse cominciamo a farlo. E poi, dopo che io ho detto questo, ho cominciato appunto a sminuire sull'importanza della testimonianza di vita, sull'importanza di quello, di tutto quello che vi ho raccontato, sia delle precedenti, ma soprattutto in questa occasione straordinaria che è stato il Giappo Tour. E allora il tizio subito l'ho cacciato, non ho voluto dilungarmi, però nel senso che mi ha generato una tale ira, nonostante tutti i corsi di comunicazione che ci hanno insegnato di come sia importante non trasferire questo senso di aggressività o queste condizioni negative all'interlocutore, che è una cosa estremamente essenziale, però in questi casi è assolutamente, assolutamente necessario trasferire questo tipo di aggressività, perché queste, come altre occasioni, ma queste soprattutto, vi fanno capire quanto la community di YouTube sia un degrado di quelli più totali, signori. E io quando pronuncio queste parole, quando pronuncio degrado della community di YouTube, non dico delle parole a caso, ma dico delle cose con una
oggettività che supera qualsiasi immaginazione. Supera, è ancora più oggettivo che dire, non so, che il sole è caldo o che l'acqua è bagnata. E noi l'abbiamo dimostrazione sempre, comunque, in questi casi, signori, una cosa straordinariamente forte e veritiera. Allora, nel mondo ci sono alcune incongruenze. Io le chiamo così, alcune incongruenze. Allora, abbiamo, non so, i plurilaureati ricercatori ostacolati da animalisti che non hanno neanche la terza media e finiscono precari, e poi vedi le persone ignoranti che acquisiscono postazioni di rilievo soltanto perché figli di, e vedi, non so, i musicisti che si sbattono anni per il diploma ai conservatori e muoiono di fame perché fanno jazz, magari perché fanno classico, poi arriva il tizio che fa una canzone che gli esce dal culo, vive di rendita per l'eternità. Ok? Ci sono queste incongruenze dell'esistenza e YouTube fa parte di questa esistenza e ci sono queste incongruenze. Allora, ecco che ci sono YouTuber che fanno un video di 10 minuti dove fanno vedere la nuova arma del nuovo DLC di COD merda e fanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Io per fare lo stesso numero di visualizzazioni devo fare 1000 video di 1000 giochi indie, centinaia di migliaia di volte più belli, interessanti di COD merda, e sbattermi centinaia di migliaia di volte di più. Ci sono quelli che fanno un video di 5 minuti dove indicano le cianfrusaglie che hanno comprato al Media World e fanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Io vi do una testimonianza di vita del Giappone con tutta la passione, perché vi ricordo che noi, c'è un legame forte dal punto di vista linguistico, ambientale, culturale, tutto. Ve lo faccio vedere dall'inizio alla fine con passione, vi faccio vedere con i miei occhi quello che ho visto, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo mangiato. La testimonianza di vita per me è importante nell'esistenza, nel video, ovunque, che vi porto nelle vostre case e faccio un desiderio per chi vuole andare, un momento nostalgico per chi c'è stato, e ve lo faccio vedere all'interno di questo, e ci metto tutto quello che so, ci metto tutta la mia conoscenza, tutta la mia abilità, ore di montaggio passate una settimana, cioè ci ho messo la musica, ci ho messo tutto le abilità, insomma tutto quello che so fare. E poi la gente viene a criticare perché ci sono questi contenuti, perché nessuno ha interesse a questa roba, nessuno interessa. L'avete visto? Voglio dire, in base alle possibilità, riuscire a condividere questa cosa, ma nessuno interessa, perché la gente, c'è questa community degradata che non interessa questa roba, capite? Se io sono l'Activision, che dico, oh guarda, ho dei contenuti straordinari, li metto in commercio, tanto ci sono i coglioni che a 50 euro si prendono 3 DLC di merda, ok? Tanto fin quando ci saranno quei coglioni, che me ne sbatte, io rifilo questi contenuti. Allora poi la gente si lamenta, ma allora perché ti lamenti, perché tu hai scelto di essere così, di mostrare questo, hai scelto la tua via? E certo che ho scelto la mia via, signori, e certo che ho scelto questa, e certo che ho scelto di essere diverso, di fare diverso, ripeto, la mia origine, la mia storia si basa proprio da quello che vedevo, da proprio l'intorbidimento, la staticità della situazione, nel cercare di creare dei contenuti e di far vedere anche dell'umanità all'interno di un personaggio, ma all'interno anche di una persona, dell'umanità, generare dei contenuti. Ma questa situazione, ok, è ormai stabilizzata, nel senso che ci sono delle forme, e ci sono degli standard, e quando ormai si sono acquisiti queste robe e abbiamo verificato l'esistenza, ci saranno delle persone che si getteranno su quei contenuti, e quindi tutto il resto invece rimarrà in sottotono. E purtroppo YouTube, come il mondo, ha queste incongruenze, e tutto quello che conta alla fine sono le visualizzazioni. Voi lo sapete benissimo che quello che conta sia per entrare a fare parte, per avere, non so, anche delle possibilità, quello che conta è questo. E quindi magari uno si sbatte milioni di miliardi di volte di più, però non c'è quel tipo di interesse, non si va a toccare nel profondo questa community, e quindi si rimarrà sempre comunque in sottotono.
E signori, io non so più come farvi capire questa cosa importante, che cioè non è una cosa che dico io così, è una cosa che potete verificare, una cosa che potete vedere. Io vi ripeto, ci sono state delle situazioni difficili, ho visto degli youtuber sparire perché ne facevano delle cose straordinarie, e però a nessuno interessavano, sono usciti di scena. E poi vedi emergere alcune creature dell'oscurità, si li evocano proprio insieme alle magie trappola e le spell cards, però si sa, è così, il mondo che ci circonda ha queste incongruenze, ripeto, YouTube fa parte di queste incongruenze, comunque si continua ad andare avanti, fa male, lo so, anche se è comunque un extra, anche se comunque, come dire, non è una cosa reale, no? Anche se ci sono le persone che poi ti danno proprio queste indicazioni, no? E tu, lo youtuber, di qua, di là, il money grabber, tutte queste cose che ti dicono, e queste persone poi sono viste come quelli che vivono, no? Dice, vivi sugli oggetti, vivi sulle cose materiali, vivi su uno schermo di qua e di là. Io vi porto a casa, come tanti youtuber, questo tipo di contenuti, però ripeto, uno può vivere anche del lavoro, della famiglia, degli affetti, tutto quello che voi non vedete e tutto quello che noi non abbiamo necessità di mostrare agli altri, semplicemente questo, non abbiamo la necessità, ovvio che c'è una vita al di là di questo, capito? Ovvio che c'è un qualcos'altro, ma sicuramente non viene registrato e non viene condiviso con tutto il mondo, naturalmente. Non ho nient'altro da dire, spero che queste informazioni siano state, si ricevano con forza e energia, e soprattutto spero che siano carpite in modo assolutamente essenziale all'interno di voi, perché sono veramente delle cose importanti di questo mondo, di questa sfera, ma sono assolutamente essenziali. Ci tenevo a parlare con energia anche di questa cosa, perché fa rabbia, fa tantissima rabbia. Lo farà per sempre, presumo. E comunque adesso finito, se parlavo così con forza a casa, quindi sono venuto qui fuori apposta perché mi devo sfogare con qualcuno, no? Mi devo sfogare, io ho bisogno di sfogarmi, e quindi ce ne andiamo e facciamo un altro giretto per il fiume e poi a casina, ok?